Benvenuti in questo nuovo video, io sono Daniele, oggi andremo a vedere come affrontare una salita e una discesa. Durante le nostre escursioni in fuoristrada potremo trovarci spesso di fronte a una salita particolarmente insidiosa o una discesa molto dissestata. Cerchiamo di capire quale posizione assumere sulla moto. Ovviamente il primo approccio sarà sempre quello, avvicinarsi all'ostacolo in piedi, perché avremo una miglior visuale e una miglior prontezza di riflessi. Iniziamo con la salita. Ovviamente la prima cosa da fare è quella di assicurarci di non trovare ostacoli improvvisi o nascosti. Quindi, se è necessario, fermiamoci, scendiamo dalla moto e ispezioniamo la salita a piedi. Una volta controllato che non ci siano ostacoli nascosti, è il momento di affrontare la salita. Sarà necessario un giusto abbrivio, un giusto slancio in base alla lunghezza e alla ripidità della salita. Quindi, una volta presa la giusta rincorsa, arrivati a ridosso della salita, dovremo spingere sulle gambe. Al momento di salire, saliamo con le gambe in maniera tale che le sospensioni ci diano il giusto slancio per partire leggeri. È importante dosare bene il gas per evitare che la ruota vada a perdere trazione. Il peso del corpo dovrà stare in avanti. Se la salita è molto ripida, allora dovremo ancora di più avanzare. A un certo punto potremmo trovarci nella situazione di doverci sedere, ma non dovremmo sederci normalmente, bensì stare seduti quasi sul serbatoio, perché la moto sarà molto dritta. Quindi, per evitare di ribaltarci, dovremo sederci quasi sul serbatoio. Le gambe dovranno spingere ogni qualvolta che la moto perderà trazione, perché in questa posizione eviteremo di ribaltarci, ma la gomma potrebbe perdere trazione perché risulterà scarica. Quindi spingeremo con le gambe ogni volta che perderà trazione. Anche in questo caso i piedi faranno la loro parte. Una volta ingranata la marcia giusta, che può essere una seconda marcia o una prima marcia per le mille, quelle un po' più potenti, che hanno una prima non troppo brusca, i piedi andranno indietreggiati e i talloni dovranno scendere quanto più possibile. Anche questo influenzerà la trazione sulla gomma posteriore, quindi peso in avanti e talloni bassi. Lo sguardo durante la salita gioca una parte fondamentale. È importante guardare a monte e non subito davanti alla ruota, perché tanto nell'avanzare vedremo tutti gli ostacoli che andremo a trovare. Quindi, sguardo a monte, devo guardare sempre avanti, non troppo in basso, ma sempre in avanti. Anche in questo caso, le braccia devono stare aperte, mai strette, per consentire la massima mobilità in eventuali spacchettamenti e correzioni di traiettoria. Nel caso in cui non riuscissi a compiere tutta la salita, probabilmente è il caso di fermarci, ma come faccio a fermarmi in una salita particolarmente ripida e magari anche dissestata? La soluzione migliore è quella di lasciare la frizione, quindi far sì che il motore si spenga e la ruota posteriore si blocchi, cosicché io possa mettere tutti e due i piedi per terra, utilizzare il freno anteriore e tenere la moto ferma. Una volta che ci siamo fermati, che la moto è ben salda, riusciremo a capire cosa fare, magari se riuscire a ripartire o probabilmente ritornare a valle e ritentare la nostra salita. E dopo la salita c'è sempre una discesa. Se siamo insicuri su quello che troveremo durante la discesa, perché magari ci sono cespugli, anche in questo caso scendiamo dalla moto e controlliamo di persona per trovare la giusta traiettoria. Il primo approccio è sempre lo stesso, ci alzeremo in piedi per avere tutta la visuale della discesa. Metteremo probabilmente la prima, perché sarà una discesa ripida e particolarmente dissestata, quindi la prima con un maggior freno motore. Indietreggiamo quanto più possibile e inizieremo la nostra discesa. I freni li useremo tutti e due, anche in questo caso l'80% sarà sempre l'anteriore
il posteriore andrà a correggere la nostra traiettoria. Durante la discesa potremmo trovarci anche nella condizione di bloccare il freno posteriore, non per frenare ma per correggere la traiettoria. Utilizziamo il freno motore, quindi giochiamo sempre con la frizione. Un errore comune che succede anche ai veterani è quella di spegnere la moto durante la discesa, proprio perché la velocità è molto bassa e quando giocheremo col freno motore potremmo sentire il classico ciuff e la moto si spegne. In quel caso è importante far scorrere la moto, non cercare di fermarla, perché in discesa avremo poche possibilità di fermarci, quindi è meglio far scorrere la moto e trovare magari il punto giusto per fare il classico saltello e accendere la moto semplicemente rilasciando la frizione. Anche in questo caso non basterà un semplice video su YouTube per imparare queste manovre, ma serviranno tante prove. Per chi volesse provare senza correre troppi rischi, mi raccomando tutta l'attrezzatura di protezione e ci basterà per imparare le posizioni una semplice rampa del garage. Proveremo la posizione in salita e a scendere proveremo la posizione in discesa. Cerchiamo di capire i freni, come funzionano e possiamo fare anche la prova di spegnere la moto e cercare di ripartire in salita, oppure cercare di fare la discesa direttamente col motore spento. Io sono sempre disponibile, ci sono i miei contatti qua sotto. Se volete una risposta flash, scrivetela nei commenti. Se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi e lasciate un like se vi è piaciuto il video. Ciao!